Cari telespettatori, una versione estiva, vista anche la pandemia che ha, anche nelle sessioni di laurea ha un po' portato qualche rivoluzione, una versione estiva della questa trasmissione che ha avuto fin dall'inizio un ottimo successo, che è la prima sperimentazione in Italia, che sono le tesi eccellenti. Le tesi eccellenti nascono da una idea che è venuta al professor Marcello Signorelli, che è ordinario all'Università di Perugia, oltre che presidente della Commissione di Divulgazione Scientifica e Comunicazione della Società Italiana degli Economisti, per cercare di mettere insieme alcune cose, cioè valorizzare gli studenti universitari migliori, e poi spiegheremo come funziona, valorizzare il ruolo dell'università e valorizzare il fatto che in Italia non è vero che tutte, come si dice, come diceva Hegel, i gatti sono bigi. Abbiamo sembra brutto dirlo, materiale umano, ma tale è, di primaria eccellenza, e noi questi li presentiamo. Come vengono scelti? Ad ogni sessione di laurea il Dipartimento di Economia di Perugia, un'apposita commissione del Dipartimento di Economia di Perugia, presieduta dal direttore del Dipartimento, che è il dottor Mari, più altri ovviamente docenti del Dipartimento, visionano le tesi che vengono segnalate dai relatori e selezionano un certo numero di studenti, che normalmente è dagli 8 ai 10, perché si laureano 70-80 persone a sessione, parliamo solo di lauree magistrali, e questa volta sono meno. Perché? Perché essendo le due sessioni molto ravvicinate a causa appunto della pandemia, sono 3 o 4, il quarto non perché non ci sia, ma perché forse ha problemi per connettersi, resta fuori, insomma, vedremo se riusciamo a recuperarlo, perché il numero globale dei laureati in questa sessione è stato ovviamente minore, essendo vicinissimo a quella prima. E io sono molto contento, la vedete, di avere di questa sessione di laurea di luglio 2020, noi ne facciamo 4 all'anno, perché le sessioni di laurea sono 4 all'anno, Laura Corridoni, la dottoressa ormai laureata, quindi Laura Corridoni, che ha fatto una tesi di grande interesse e di grande anche attualità. La cito, intanto lei si è laureata corso di laurea magistrale, e questo l'abbiamo detto, parliamo di lauree magistrali in economia e management internazionale. La tesi di laurea si intitola, ascoltate bene perché è veramente, tra l'altro, un settore in grande sofferenza in questo momento, il settore turistico tra esperienza e trasformazione individuale, le nuove prospettive di marketing e un'analisi empirica sul turista italiano. Il relatore è stata la professoressa Marina Gigliotti, e devo dire che ha, oltre diciamo di fare un ottimo quadro della letteratura sulla materia, quindi degli studi eccetera, c'è anche una parte proprio sperimentale, perché hanno fatto proprio un'indagine sul campo. Allora Laura, diamoci del tu intanto, no? Gli diamo formalità. Insomma, alla fine ti posso fare direttamente una domanda che mi ha colpito, perché si parla molto del turismo esperienziale, poi spieghiamo quello che è, però insomma il turismo esperienziale nell'orecchio della gente ha cominciato ad entrarci, no? Vivi un'esperienza che non è solo lì, ma vuoi fare un viaggio, vuoi fare che un viaggio sia una tua esperienza, ma lì c'è però un altro concetto che mi ha colpito, che è il turismo trasformativo, che è legato a quello esperienziale. Ma cos'è? Allora, innanzitutto il turismo trasformativo è una materia veramente molto molto nuova. Oggi abbiamo studi solamente a livello internazionale, in particolar modo in America, e si parla degli anni 2013, 2012, 2013. Il turismo trasformativo è essenzialmente una forma turistica, come ha detto lei, è un'evoluzione del turismo esperienziale, che permette al turista, all'individuo, di vivere non solo un'esperienza, ma proprio una trasformazione interiore. E questa trasformazione interiore deriva proprio dal viaggio, dalle esperienze, da tutto ciò che ha effettuato durante il viaggio stesso. E le basi trasforma durante, e infatti è vero, anche perché esce probabilmente dalla sua routine e ritrova, e magari li va a ricercare, perché poi ho visto che tu citi molti percorsi, il turismo dell'esperienza religiosa, il turismo, ce ne sono tanti, sì. No? Una varietà infinita, insomma, di questi singoli elementi, ecco.
Ci sono, la letteratura suggerisce che ci sono diverse tipologie turistiche, come appunto il turismo del benessere, il turismo legato alla sfera spirituale e religiosa, ma anche il turismo di volontariato e gli sport estremi, che comunque ognuno di loro in diversi modi permette appunto all'individuo di vivere questa trasformazione individuale. Le basi però risiedono proprio in psicologia. Soprattutto facendo riferimento a una teoria di Metzdorf del 78, cioè la Transformational Learning Theory, che è appunto una teoria proprio che ha l'obiettivo di comprendere come gli individui adulti cambiano la propria visione del mondo, le proprie aspettative e il proprio stile di vita. Di base, quello che è accaduto negli ultimi anni, si è cercato di implementare questa tipologia, questa teoria nel settore turistico. Molto interessante. Senti, che emerge dall'indagine? Salto un po' alla fine, perché poi l'indagine è riportata alla fine della tesi, però è molto importante, che è un valore aggiunto vero poi anche al lavoro che hai fatto, perché è molto importante questo, dall'indagine che avete fatto presso i turisti italiani. Innanzitutto è stato proprio un questionario di tipo quantitativo e l'obiettivo è stato quello di capire attraverso l'analisi della Nova se ci sono delle differenze tra le diverse tipologie turistiche. In particolar modo, in questo elaborato si è preso in considerazione il turismo di volontariato, il turismo spirituale, quindi quello che proprio no, fa riferimento alla sfera spirituale e religiosa, Tu e vabbè, sei di Foligno, Foligno è l'Umbria, è terra di santi, quindi non potevi trascurare quel tipo di turismo là. I vero, vero. santi del passato, meno nel presente, ma insomma. Sì, comunque, beh, in Umbria è una forma turistica, no, particolarmente Importante conosciuta. questo, certo. Sì. E quindi quello che abbiamo visto è stato che di base queste tre tipologie turistiche differiscono tra di loro in tre fattori principali. Il primo è il fattore che proprio riguarda questo processo di trasformazione individuale, in particolar modo proprio la trasformazione vera e propria che l'individuo vive nel luogo di destinazione. E poi ci sono altri due fattori che abbiamo visto essere molto rilevanti perché permettono proprio di vedere le differenze tra queste tipologie turistiche, che sono due fattori legati proprio al marketing esperienziale, al turismo esperienziale. In particolar modo il fattore del refresh, cioè quello legato al senso di libertà, e il fattore meaning, legato invece al senso di libertà, al senso di significatività del viaggio. Quindi di base abbiamo visto che ci sono effettivamente delle differenze tra queste tre tipologie turistiche in questi tre fattori. Un fattore è legato all'aspetto trasformativo, mentre due fattori sono legati all'aspetto esperienziale. Molto interessante. Volevo dirti, è chiaro che questo pone anche una serie di questioni anche proprio agli operatori turistici, perché è chiaro che la loro offerta un po' più basarsi de de deve proprio contenere questi elementi. Se vogliono prendere fette di mercato, anche fette di mercato a maggior valore aggiunto. Secondo te c'è questa consapevolezza è cresciuta oppure è un po' il turismo quello che arriva ma senza porsi troppi problemi? Allora, io credo che l'aspetto esperienziale, quindi il marketing esperienziale di cui no, già si parla da diversi anni, credo sia già abbastanza implementato, soprattutto probabilmente nelle realtà molto più affermate, magari nelle realtà più lussuose, quindi parliamo di ad esempio no, hotel di lusso, hotel che si trovano in particolari regioni d'Italia. Penso che l'esperienziale sì, sia abbastanza diffuso, o comunque penso che ci sia già la concezione appunto del fatto che bisogna andare oltre al mero prodotto o servizio, perché il consumatore stesso va oltre il mero prodotto e servizio. Questo aspetto trasformativo credo che ancora non sia particolarmente evidente, almeno per quanto concerne gli operatori. Probabilmente penso che un turista, un consumatore,
che vive proprio questo luogo di destinazione, riesce a comprendere se effettivamente è avvenuta una trasformazione interiore, no? Un cambiamento nel proprio stile di vita. Probabilmente credo che la maggior parte delle persone, che comunque magari non sono nemmeno del settore, non riflettano neppure su No, questa cosa, è capisco. Lo logico, vedi quindi. già dalle pubblicità, perché ci sono pubblicità che le guardi e già dici, vabbè, questo ho capito, il posto è bello, vedi, se voglio ci vado. Ci sono delle pubblicità che invece proprio ti incuriosiscono, le promozioni più che le pubblicità, nel modo di presentarsi. E se magari è un momento della tua vita che vuoi fare quel tipo di turismo, magari ti dirigi in quella direzione, insomma, no? Quindi. Senti, cioè tu hai trattato tanti tipi, ho visto, lo dicevamo, di turismo, l'ecoturismo, il turismo degli sport estremi, il turismo religioso, no, ne hai trattati veramente. Qual è quello che ti è rimasto più impresso, quello che ti ha colpito di più, che secondo te è una nicchia che magari ha delle potenzialità importanti per il futuro, oppure più o meno sono tutti uguali, insomma? No, allora, sono tutti molto diversi tra di loro. A me quello a cui io sono più legata, ma anche proprio per una questione proprio personale, è il turismo spirituale legato soprattutto ai cammini d'Italia. Questa è una parte che secondo me risulta essere molto importante per due ragioni. Da un lato, dalla parte del consumatore, perché mi rendo conto che in Italia questi cammini sono molto amati e apprezzati, non solo dagli stranieri, ma anche proprio da noi italiani stessi. E dall'altro lato, penso che come ben sappiamo, l'Italia ha un patrimonio inestimabile e questi cammini sono parte integrante, quindi dovrebbero essere sempre più valorizzati, sempre più sottoposti a comunicazione, a promozione, perché credo che siano veramente un importante punto di riferimento Riferimento. per il turismo italiano. Anche se è vero che noi abbiamo probabilmente più santi e se non altro più famosi di quelli spagnoli, però il Cammino di Santiago rimane quello più Sì, è vero. conosciuto, il Cammino di Santiago di Compostela, no? Questo, insomma, si arriva da varie parti, poi sono in realtà vari cammini. È Sì, un'esperienza io ho che ormai fatto il hanno portoghese. fatto. Scusa? Ho fatto il portoghese, sì. Hai fatto il portoghese, quindi sei venuta da Occidente, insomma. E rimane però più famoso, anche più suggestivo. Forse in Italia ci si è anche lavorato poco, ce ne sono, però Ce ne non sono sono riusciti a pochissimi. imporsi, no? Non sono riusciti anche. Riconosciuti dal MIBACT sono 46, quindi e poi sono cammini tutti, diciamo che coprono, credo, tutte le regioni o comunque quasi tutte le regioni, quindi anche luoghi, no, particolarmente Quello della mia suggestivi. Francigena è peraltro lunghissimo, per dire, Sì, interessante, insomma. E sì, sì, sì. adesso mi trovo in Maremma, vicino Tarquinia, e basta andare leggermente all'interno, già passa la via Francigena, quindi tagliava proprio un po' tutto il paese. Senti, un'altra cosa che in questo periodo è stata dura fare la tesi, c'è stato di mezzo il lockdown. Sì, diciamo che non è stato facile, ma più per no, tutto il contesto, magari i pensieri sicuramente no, molto vivi dentro ognuno di noi, però ce l'abbiamo fatta, piano piano. Un'altra curiosità, il turismo balneare lo metti molto in ombra, lo dai per scontato, c'è il mare in Italia, si va al mare, questo è normale, insomma. Sì. Ho visto che ti sei concentrata di più su questi tipi di Sì. turismo un po' emergenti, diciamo, oltre a quelli scontati, il mare e la montagna, vabbè, ma soprattutto il mare, insomma, in Italia. Quindi. Di base perché il turismo balneare è un turismo di massa, quindi è un turismo che almeno da come la letteratura ci suggerisce, il turismo di massa non è quella tipologia turistica che permette all'individuo di vivere una trasformazione. Infatti, se ci pensiamo, no, il turismo balneare è un turismo molto comune che non permette all'individuo di vivere un'esperienza, un'emozione diversa da quella abituale, se non relax, benessere,
Spiace. È un aspetto molto intelligente questa cosa, cogli proprio un aspetto molto importante. E adesso, dopo questa brillante laurea, Laura Corridoni, quali sono i suoi obiettivi, insomma, nell'immediato e anche in futuro? Cioè, cosa vorresti fare adesso che hai concluso comunque un ciclo di studi? Ancora diciamo che le idee non sono proprio molto... Adesso mi prendo qualche giorno per riposarmi, dico la verità. Certo. Sembra davvero. Diciamo che qualche idea in testa ce l'ho, ora vediamo se... Però credo nel campo del turismo ti piacerebbe, sicuramente. Hai fatto, sì, quello è un settore che a me piacerebbe. Affinate, acquisite. Sì, quello è un settore che a me piacerebbe, anche perché io in triennale ho fatto economia del turismo a Sisi. Quindi sì, quello è un settore che a me piacerebbe. Di base mi piacerebbe... essere sempre aggiornata, conoscere sempre, sono una persona molto curiosa, quindi vorrei, no, veramente conoscere in continuazione e sicuramente anche stare a contatto con le persone. Certo, quindi insomma gli albergatori di tutta Italia, gli offriamo questa possibilità, no, non a Laura, ma a loro, perché poi devono qualificarsi, perché sennò... Allora, volevo leggere, se non ti dispiace, se posso, una dedica che mi è piaciuta, che hai fatto che è originale rispetto a tante altre dediche. Tu hai dedicato la tesi, hai fatto una piccola dedica a chi come me ogni tanto si ferma ad ammirare il panorama. Grazie a tutti coloro che ci sono sempre stati, vi tengo stretti a me. Molto bella, perché poi anche in questa intervista si vede che sei una che si ferma a non è il panorama, cioè gli piace andare dentro le cose, capirle, c'è una sensibilità intellettuale, non solo intellettuale. Bene, complimenti allora. Ricordo, abbiamo parlato con la dottoressa Laura Corridoni, che apre questa serie un po' più corta, perché causa, ripeto, pandemia, le due sessioni di laurea del Dipartimento di Economia dell'Università di Perugia sono state molto ravvicinate, quindi c'è stato il lockdown, eccetera, quindi facciamo questa edizione, diciamo così, proprio estiva, che comprende un numero minore di studenti eccellenti selezionati, coloro che hanno effettivamente fatto le tesi migliori scelti da un'apposita commissione. Uno di questi che oggi apre questo miniciclo, diciamo così, è la dottoressa Laura Corridoni, che saluto, gli faccio complimenti e anche un grosso bocca al lupo per il futuro. Grazie.